Ecco. Allora, scusate, era arrivata una telefonata. Di solito. No, 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 rimani là. Ah, mannaggia. C'è una persona. Sì. Scusate, si è staccata la linea. Succede, di tanto in tanto succede. Questa è la prima volta che mi succede, però. Aspettiamo un pochino che si ritornano un po' le persone. Oddio. Chi era che ha chiamato? Il numero non lo so. Quante persone ci sono? 12, 13. Quanti eravamo? Magari rientriamo subito. Mannaggia. Eravamo in 42, non lo so. Mannaggia. Siamo in 18, Ci 21. stanno rientrando, dai. Scusate, scusate, può capitare. È arrivata una telefonata e siamo col telefonino, quindi poi alla fine siamo col telefono, quindi alla fine può succedere. Tu rifiuta subito la telefonata se dovesse succedere. Metti rifiuta, non rispondere. È la prima volta che succede. Di solito mando i messaggi dicendo aspettate dopo, ci Maria risentiamo Teresa dopo. Carbone ha scritto: non riesco a seguirti e lo farò più tardi. Baci grande. Ciao. Sì, sta lavorando, magari è un orario. Però guarda la diretta che ho fatto il dolce. Lei è molto brava pure a fare i dolci. Intanto mi manda le foto. Quante persone ci sono? Sono rientrate, mi vedete? 27. Mannaggia. Aspettiamo un pochino. Ora sono in 30. Dai, avranno capito di rientrare subito. 32. Sì, dai. Ora 31. No, magari tu ne vedi qualcuno in meno. Ci siete, Cinzia? Chiara? Gelsomina Potito ha scritto adesso 258. E perché noi ne vediamo 32? Saranno i commenti che vedi? No, i 33 sono le persone che ci guardano. Va bene, dai. Va bene, dai, intanto il dolce sta andando. Vediamo un pochino, lo controlliamo. Io ho un fornello un pochino lento, ragazzi, qua. Io per questo di solito metto il, come si chiama, il fornelletto, quello da campo. Controlliamo? 40. 15. Vedete perché io riscaldo il kit forno? Me lo riscaldo prima perché ho purtroppo una fiamma un pochino così. Allora, questa qua si fa tutta la crosta, diciamo, fuori questa torta, no? C'è tutta la crosta e poi all'interno rimane morbida. Ci sta. Nel frattempo che si stanno. Tu vedi se c'è qualche messaggio, insomma, nel frattempo che loro si collegano, ripeto un attimo gli ingredienti della torta. Chiara Dente ha scritto: vai tranquilla. Chiara, lo so, queste sono cose che possono succedere, ma si risolvono, queste sono cose che si risolvono. Nel frattempo che arrivano gli altri, riprendo gli ingredienti della torta. Questa è la torta tenerina. Ci sono 200 g di cioccolato, 100 g, 150 g di zucchero, 100 di burro, 4 uova e 50 g di farina. Ripeto, magari per chi è intollerante al glutine può utilizzare anche la farina di riso, può sostituire la stessa misura con la farina di riso. Niente, assembliamo semplicemente facendo sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria prima il cioccolato, mi raccomando, sciogliete prima il cioccolato, fatelo sciogliere per bene, poi aggiungete il burro, così evitate che i due componenti si distaccano, quindi fate sciogliere prima il cioccolato fondente. Aggiungete il burro, mescolate finché non si scioglie tutto, stemperate un po' e nel frattempo che si stempera il cioccolato caldo, dividete le uova, fate i rossi, metà dello zucchero, quindi 75 grammi, montati a neve, i bianchi con metà dello zucchero e poi i rossi con l'altro zucchero restante. Nei rossi mettete il cioccolato e pian piano aggiungete i bianchi dell'uovo, un po' alla volta, dal basso verso l'alto, in modo che i bianchi non si smontano e l'aria rimane poi agglomerata nei bianchi. Alla fine aggiungete la farina setacciata, non ci va lievito. Mettete in cottura, io faccio riscaldare il kit forno, vi ripeto perché ho
la mia fiamma un po' diciamo vecchiotta, quindi lo metto a riscaldare, ma si può partire anche a, diciamo, chi ha un fornello più forte può anche partire direttamente col forno freddo. E una volta che si alza la galotta, teniamo in cottura massimo 30 minuti. Vi ripeto, all'interno questa torta rimane molto morbida, farà soltanto la crosticina fuori. Il tempo lo teniamo, io sto utilizzando lo Smart Dynamic, quindi il tempo della cottura del dolce lo teniamo da quando si alza la calotta. Adesso teniamo 20 minuti al massimo. Vediamo un po' a che punto stiamo. Vieni Lu, avvicinati e facciamo vedere il dolce. Che comunque è andato, eh? Si vede? Riuscite a vederlo? Voglio... No, tieni, stai là. Allora, tengo un attimo. Metto giusto 10 minuti, perché secondo me è andato. Io ho messo in cottura che erano le 10:35, 10 e mezza, 10:35, quindi faccio andare altri 10 minuti, perché secondo me non è un dolce che ha tanta cottura, eh? Aspetta che lo... Sì, infatti. Ok, lo facciamo andare. Allora, vieni, ci sediamo. No, non ti preoccupare, lascia perdere. È caduto un cucchiaio. Che stavamo dicendo? Sono crollati tutti i cucchiai, non è un problema. Che stavamo dicendo? Penso di aver spiegato un po' come funziona la raccolta punti. Se avete altre domande da farmi, chiedete nel frattempo, perché tanto stiamo aspettando che la torta finisca la cottura. No, ci sono domande? Lo stanno scrivendo qualcosa? Fatemi qualche domanda, perché a me magari nel parlare, nel seguire la ricetta, mi sfugge poi qualcosa. Quindi se avete dei dubbi, qualche informazione per quanto riguarda la raccolta punti, avete visto poi le nuove offerte che ci sono? Che non fare... Cinzia, io non ho il degustatore, ma ho l'assaggiatore qua della roba cruda. Comunque, hanno scritto qualcosa, Lu? Spiegaci come funziona il sistema a bassa temperatura. E il coperchio, come funziona il coperchio? Cinzia Tassi ha scritto. Allora... La mia Cinzia, questi sono i fori di Venturi, non so se riuscite a vederli. Sono fatti in forma conica. Servono praticamente a. Cinzia Tassi, tale padre, tale figlio. È vero. Questo qua che ha qua praticamente è lo Smart Dynamic. Come funziona? Diciamo, io dico sempre così: è un gioco di calore. Il calore che sale dal basso della pentola. E il coperchio che riflette questo il calore, diciamo, forma un vortice di calore, una camera di calore la chiamiamo noi. Arriva in questi fori, chiamati fori di Venturi, che sono conici, servono proprio a raccogliere questo vapore. E vi dico che il vapore è un vapore saturo, quindi non va a togliere niente di quello che è l'organolettricità dell'alimento. Si è collegato anche a Narita, Piscitelli. Ah, ciao Anna, è da un po' che non ci sentivamo con Anna. E niente, praticamente poi questo vapore che si forma all'interno va a battere su questa calotta, che è un diciamo la raffredda, raffredda il vapore e ritorna all'interno e si rifà, si ricompone di nuovo il vapore e fa di nuovo questo, diciamo, questo vortice, questo ciclo. Che succede facendo così? Succede che velocizziamo perché comunque manteniamo, vi ricordo che il vapore è saturo e manteniamo le temperature sotto i 97 gradi, quindi noi arriviamo a 97 gradi. Che succede? Succede che non roviniamo quello che stiamo cucinando, ma soprattutto succede che cuciniamo in modo più veloce. Questo è il sistema Smart Dynamic, le offerte che ci sono invece sono col sistema classico. La differenza qual è? Che oltre a diciamo che velocizziamo un pochino di più la cottura con questo perché mettendola sul coperchio è come se è tutto chiuso, quindi si riscalda ancora prima l'interno della camera di vapore.
coperchio, non so se riuscite a vederlo, ha una molla che è con una memoria di forma. Quindi che succede? È già tarata a quei gradi. Sì, quando si inizia a riscaldare, questo sale su, come succede adesso vedete, al kit forno. Quando arriva su, praticamente noi siamo in temperatura. Da lì noi teniamo il tempo. Esempio, cuciniamo la pasta, ogni 100 g di pasta 200 ml d'acqua. Metto la pentola col coperchio. Arriva a temperatura, sale. Io che faccio? Mantengo metà del tempo di cottura della pasta che c'è scritto sulla busta della pasta, quindi potranno essere totale 10 minuti. Noi facciamo 5 minuti da quando sempre si alza la calotta, 5-6 minuti, mestoliamo e poi spegniamo. Il tempo che la calotta si abbassi, praticamente noi abbiamo fatto una cottura in autocottura, quindi andiamo a risparmiare ancora di più gas e tempo. Io di solito, adesso vabbè ragazzi, non sono ancora bloccati con le TAD, però mi succede che visto da scuola 10 minuti, quindi io che faccio? Mi preparo il pranzo, per questo ve lo dico, per questo io mi sono innamorata anche dei coperchi, mi preparo il pranzo, faccio andare la pasta, preparo il primo, così il tempo che si alza la calotta. E vi dico che spengo ancora prima dei minuti che mi dice diciamo il coperchio oppure il tempo di cottura della pasta. Spengo, vado a prendere i ragazzi a scuola, rientro, do una mestolata e la pasta è al dente ed è buonissima. Mentre per il sistema classico, faccio vedere il classico. Per il sistema classico è questo, vedete? Che non cambia. Metodo di cottura, cioè assolutamente no, la cottura è sempre la stessa perché abbiamo sempre i fori di ventola, abbiamo sempre lo stesso coperchio. L'unica cosa che non facciamo magari un'autocottura. Quindi se qua spegniamo in metà tempo della cottura di quello che stiamo cucinando, qua invece no, teniamo i minuti di cottura, quindi sono 10 minuti per la pasta, 10 minuti. Però come funziona? Il vapore esce. Quando noi vediamo uscire il vapore, abbassiamo, perché partiamo sempre con una fiamma alta, abbassiamo la fiamma e teniamo il tempo di cottura, 10 minuti, 10 minuti. Dipende poi cosa stiamo cucinando. Io per esempio quando cucino con il classico, 2-3 minuti prima, per esempio spengo la pasta, perché il tempo magari di apparecchiare il tavolo, mettere tutto quanto sul tavolo, sederci a tavola, l'aria, il calore che rimane all'interno, sedimenta, mi aiuta di più come si dice, nella masticazione di quello che sto facendo, e quindi si cucina comunque uguale. Quindi anche nel sistema classico 2-3 minuti di autocottura lo facciamo comunque. Questi sono i nostri sistemi. Dovevo dire una cosa e mi sfugge adesso, stavo dicendo una cosa e mi è sfuggita. Mi fanno qualche altra domanda? No, ancora no. Poi con i nostri coperchi andiamo a eliminare la friggitrice, andiamo a eliminare il forno, andiamo a eliminare il microonde. Se dobbiamo tostare, fare dei toast, quindi andiamo a eliminare anche le piastre. Che c'è? Stai Il guardando il dolce? coperchio non si è alzato. Sì, no, già posto, ho già messo il tempo, ma lo spegniamo, siamo anche nel tempo. La piastra, vi stavo dicendo, io per esempio nelle nostre pentole abbiamo bellissime pentole, dalla rettangolare alla rotonda alla quadrata, ne abbiamo di qualsiasi forma, di qualsiasi gusto. Nel tegame vado a fare i toast, quindi ho eliminato quella piastra che dove di solito facciamo, che tra l'altro consuma corrente, devi starla lì a riscaldare e poi ci metti soltanto 4 toast. Io metto la mia lasagnella dove ci metto, e una volta che è calda faccio praticamente i toast di continuo. Oppure la bistecchiera, facciamo la carne arrosto, abbiamo il nostro barbecue d'abbattimento, senza fare i fumi. È una cosa che io poi non. Vedete, adesso sto utilizzando il kit forno e sto praticamente utilizzando il kit forno 20 minuti, 30, 40 al massimo, però stiamo lavorando con del gas. Quindi che succede? Che consumiamo pochissimo. Invece se dovevo fare questo dolce nel forno, ci sarebbe voluto un 50 minuti e anche 10 minuti di preriscaldamento. Controllo perché adesso si sente un po' l'odore.
Elisa, che adesso il dolce è cotto. Sì, ragazze, io faccio una cosa. Però, guardate, non ho fatto manco vapore. La torta per me è cotta. Io faccio così, spengo, mi preparo un attimo. Faccio così, mi preparo un attimo il vassoio, così la giriamo. Lo zucchero a velo ho dimenticato di prendere. Secondi che qua mi sa che non dovrei fare abbassare se avete 5 minuti facciamo abbassare la calottina. Si abbassa la cotta. Allora, zucchero a velo. Ci sono domande? Lu, mi fanno domande? Cinzia adesso ha scritto stop al forno, niente preriscaldare, E cottura infatti non chiusa. riscaldiamo, assolutamente non riscaldiamo. Io il forno ormai lo dico sempre, in continuazione lo dico a tutti, il mio forno è diventato il cimitero delle pentole. Il cimitero delle pentole là nel forno ci infilo tutto quello che è e faccio, non lo utilizzo più perché comunque le lasagne le facciamo nella teglia, le possiamo fare nel kit forno, i dolci li facciamo nelle pentole, le possiamo fare nel kit forno, qualsiasi cosa, riduciamo i tempi, riduciamo detersivo, riduciamo sale, riduciamo il tempo per pulire la cucina. Poi cioè noi quando finiamo di cucinare di solito in queste feste chi ha avuto i nostri prodotti ha visto la differenza, chi li ha utilizzati per la prima volta, come effettivamente ha cucinato per tante persone, magari perché quest'anno non lo so, in tanti non eravamo, però si cucina e non si sporca la cucina per come si sporcava prima. Quindi magari in una pentola si fa un primo, in un'altra pentola facciamo il secondo e in un'altra pentola abbiamo fatto il fritto. Quindi tre pentole e abbiamo fatto tutto quanto. Allora, che dici Lu? La togliamo? Non ha finito di fare la crosticina sopra. Che faccio, donne? Lo tolgo? Abbiamo giusto 2 minuti, tre. Quanto ne mancano? Che ora sono? 2 minuti, Sono le... 10:58. Ah, abbiamo 2 minuti. Che facciamo? C'è qualche altra domanda che mi fanno? Hanno capito un po' come funziona la raccolta pubblica? Per fare la frittata, non bisogna girare la frittata, eh? E io di solito uso la padella, poco, poco poco, metto un goccino d'olio nella padella, la faccio riscaldare un paio di minuti, poi ci butto le uova dentro, e la lascio lì con la fiamma alta 1-2 minuti al massimo e poi abbasso, non la fiamma bassissima, la fiamma medio-alta diciamo, e la faccio andare, non c'è bisogno di girarla. Questa si gonfia a causa del nostro vapore, della camera di vapore che si fa all'interno. Nell'eventualità non farà quella crosta per come diciamo ce l'avrà sotto, ma comunque sarà asciutta come i nostri dolci, sarà bella, bella asciutta. Poi tanto poi andate a capovolgere la parte diciamo colorata, più colorata ce l'avete comunque sopra. Quindi e dipende comunque, questa è una cosa che diciamo sempre, dipende. Le cotture dipendono tantissimo dai fornelli che abbiamo a casa. Vi ripeto, io ho un fornello un pochino vecchio e ci ho messo un attimo in più a fare la torta, ho dovuto riscaldare. Il tempo è andato, la torta era già cotta comunque. Da Dietro Francia ha scritto: ed in più possiamo aprire quante volte vogliamo Sì, è il. vero, il kit forno lo possiamo aprire più volte. Non è come il forno che quando apriamo il dolce praticamente non si alza più, si smonta. Col kit forno è così, possiamo aprire e controllare, ma non solo col kit forno, anche con le pentole. Evitiamo di fare questa cosa qua perché comunque, vabbè, noi lo facciamo nelle dirette per farvi vedere che comunque come si svolge, come sta cucinando il dolce, come sta venendo su quello che stiamo cucinando. Però effettivamente quando poi stiamo cucinando noi non alziamo il coperchio perché sennò perdiamo più tempo. Lo alziamo una volta, abbiamo visto un pochino e poi io infatti l'ho alzato un paio di volte il coperchio, non di più. Vieni, facciamo l'ultima inquadratura del nostro kit forno. Eccola qua. Allora, io la tolgo, di solito fa più crosticina sopra perché la lascio il tempo che si abbassa diciamo, la calotta. Adesso la tolgo perché così. Allora,
Metto i miei guanti. C'è un guanto a pesciolino. Mi piace il mio guanto a pesciolino. Vedete, questa è una torta che non viene alta, si dovrebbe raffreddare, però. Ok. Attenzione. Chiara Dante ha scritto buona. È buona, sì, Chiara. Faccio così, eh. Questa viene bassa, vi ripeto perché non ha, non ha lievito. Bravissima. Oh, bravissima. E poi facciamo così. Se avete. Oh, si è spostato un pochino. È calda, però noi lo facciamo vedere pure. Ripeto, se avete uno stampo magari più piccolino è meglio, perché diventa ancora un pochino più alta. Vedete com'è morbida? Diventa ancora un pochino più alta e è più morbida ancora all'interno. Bella. È buonissima, guarda, questa qua è proprio buona. Mi si è rotto il cosino della neve, devo ricomprarlo. Quindi ritorniamo ai metodi tradizionali. Vogliamo la ricetta. Sì, adesso pubblicherò la torta, la faccio raffreddare un po'. Anzi, la tagliamo, dai, la taglio, la faccio vedere. È semplicissima, guardate, è molto semplice. Ripeto gli ingredienti, magari per chi si è collegato in ritardo. Sono 50 g di farina, 4 uova, 200 g di cioccolato fondente, 150 di zucchero, e basta, e 100 g di burro. Ecco qua. Paola, non si può. È buonissima, è una torta molto semplice. Che poi voi potete anche, allora, io all'interno ho messo, altre volte ho messo, per esempio, l'ho fatta per i grandi, perché l'ho accompagnata col vino, magari rosso, quello dolce, no? Un dopo cena, e ho messo quelle ciliegie, adesso mi viene il nome, quelle ciliegie sotto spirito, quelle là sotto brandy, le ho messe dentro. Vi dico che sono, viene una cosa, proprio buona, 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 buona. Ottima merenda, top. Oppure potete mettere anche delle pere tagliate sottilissime all'interno. Queste vanno benissimo perché per il cioccolato sta benissimo. Spettacolare. È molto buona. Guardate com'è morbida. Allora, tagliamo una bella fetta. Così ve la faccio vedere all'interno. Che è cotta. Guarda un po'. Però è morbidissima. Vedete? Ed ecco qua. Allora. Spero che ci siamo, in un'oretta precisa, donne, ma chi riesce a fare un dolce prima di un'ora? Noi abbiamo pure chiacchierato. Allora, penso di aver detto un po' tutto. Cosa devo aggiungere? Per qualsiasi cosa comunque chiamate i vostri consulenti per le offerte e soprattutto aprite la raccolta punti. Chi adesso conosce il nostro prodotto sa le potenzialità che ha. E perché non fare del bene agli altri comunque? Quindi in questo periodo soprattutto. Quindi vi dico, aprite la raccolta punti e chiedete alle vostre consulenti. Penso di aver detto tutto, c'è qualche altra domanda? Lupano, qualche domanda? Se no salutiamo. Ringrazio il mio cameraman che oggi per la prima volta mi ha aiutato. Cinzia, sì, proviamo a 8 a 8 a indovinare chi sarà l'assaggiatore. Eh sì, oggi mi sa che assaggia Luigi, Cinzia. È emozionato comunque. Lui è un bambino abbastanza timido e quindi oggi è un po' così. Comunque, vieni, gira un po' la telecamera. Hai girato? Ok, ve lo presento il mio cameraman, Luigi. Allora, noi vi salutiamo. Se poi pubblicherò la ricetta con la torta con tutta la ricetta e ti dicono bravo Luigi, è stato bravo, sì, oggi sì. E niente, vi saluto ragazze, sono contentissima che ci siamo riviste di nuovo
E vi aspetto nella mia cucina alla prossima ricetta, ok? Chiamate le vostre consulenti e aprite la raccolta punti. Ci sono delle offerte nuove bellissime. Non perdete tempo, ok? Grazie, ciao!